tempo come ogni martedì che si rispetti, ore 20, minuto più, minuto meno. Buonasera da Stefano Ballerini, è lo spazio preferito per voi tifosi viola all'ascolto in visione sul nostro canale 196. È tempo di giovani pianticelle viola crescono, il nostro solito puntuale esaustivo format per andare a ripercorrere tutto ciò che ACF Fiorentina ha messo al referto in ogni weekend calcistico, dalla primavera fino ai ragazzini del 2009. Buonasera, buonasera a Matteo Cola che Mico Audio va in regia. Weekend che era iniziato male perché sabato pomeriggio venivamo travolti a Sassuolo al MyPay Center Sport Magnifico di Sassuolo. Sassuolo batte Fiorentina Primavera 3-0, poi piano piano durante il proseguimento ci siamo rifatti, è arrivato il pareggio dell'Under 17 a Vinovo sul campo della Juventus, la vittoria dell'Under 18 della Fiorentina in quel di Milano sull'Inter per 2-0. Benino anche i ragazzini giovani, ma non quelli dell'Under 13 del 2009, girone B, battuti a Firenze nel derby con l'Empoli 2-4. Ma andiamo e partiamo e riviviamo il weekend. Eravamo a Sassuolo con la diretta testuale e il servizio fotografico di Giacomo Morini. Sassuolo batte Fiorentina purtroppo 3-0. Allora la gallery è ovviamente su www.firenzeviolasupersportlive.com. Sul testuale di questa trasmissione già edita su firenzeviolasupersportlive.com anche altre foto, ma prima della partenza viola per Sassuolo era arrivata una bella notizia, perché per quanto riguarda la doppia amichevole Under 15 Italia-Spagna che si disputerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano, il CT Massimiliano Favo ha convocato 5 pianticelline viola: Tommaso Vannucchi il portiere, Lorenzo Biagioni, Diego Pisani, Carlo Evangelista e la superpunta Stefano Maiorana. Dunque i due incontri, quello in programma oggi mentre noi stiamo registrando, sono le 14:28 quando noi mettiamo a referto questa trasmissione, è quella del 3 di marzo. Dunque domani mattina, durante la rassegna stampa di Paolo Caselli, vi daremo il risultato di questa gara amichevole. Andiamo con Primavera Sassuolo 3-0. Purtroppo primo tempo davvero scalognato dei viola, autori di un palo e una traversa quando stavamo per affondare il Sassuolo. Arriva invece purtroppo il gol del vantaggio del Sassuolo firmato da Paz. Nella ripresa accennavamo a un piccolo forcing, ma arrivava la espulsione al 64esimo di Caiodé, 10 contro 11, era tutto incredibilmente in salita. Arrivava il raddoppio contestato da Aquilani, dubbio rigore in area viola, lo realizzava Flamingo al minuto 85, lo stesso Flamingo siglava il gol di una sconfitta troppo dura, ne connotate troppo dura, perché ripeto nel primo tempo la Fiorentina aveva meritato di essere lei in vantaggio. Flamingo sigla il 3-0. Allora andiamo a darvi il tabellino di gara con Sassuolo che si era schierato con Vitale tra i pali, Touré, uno dei tanti Touré, poi non so se suo fratello Touré ci puniva. Il sabato sera Sassuolo batte Fiorentino 2-1, il primo gol di un altro Touré. Aboubakar al suo posto, Miranda, Flamingo, Pieragnolo, nella ripresa entrava Macchioni, Zenelai, Paz, Aucelli, D'Andrea, Samele, Mata, al suo posto entrava Forchignone, allenatore per il Sassuolo Emiliano Bigica. La Fiorentina 4-2-3-1 con Andonov tra i pali che ci teneva in gara con un paio di grandi interventi, e poi purtroppo rigore e il gol finale di Flamingo 3-0. Andonov, Gentile, Krastev, Romani, Caiode, Bianco, al suo posto entra Neri,
Corradini rilevato da Amatucci, Di Stefano sostituito da Favasuli, Agostinelli sostituito da Egaregba, Sec non brillantissimo rilevato da Monteano e Toci. In panca rimanevano Foglia e Danelli, due portieri, Capasso, Gori, Davide, Biagetti, Coffi agli ordini di Alberto Aquilani. Vi do i tabellini della giornata con Pescara, Napoli rinviata, Juventus-Inter 0-3, Empoli-Torino 1-1, Sassuolo-Fiorentina 3-0, Milan-Atalanta 1-3, Bologna-Sampdoria 2-2, Verona-Roma 3-0, Genoa-Lecce 0-1, Cagliari-Spal 4-2, la classifica Roma sempre capolista 45 più 7 sul Cagliari 38, Sampdoria 36, Inter 35, Juventus 34, Sassuolo 33, Atalanta 33, Fiorentina che va a 31 e ha il match da recuperare domani con il Napoli, in caso di augurabile vittoria da 31 a 34 andremo a prendere la Juventus e saremo alla quinta forza del campionato. Milan 30, Torino 30, Genoa 28, Hellas Verona 27, Napoli 25, la gara da recuperare a Firenze, Bologna 23, Lecce 20, Spal 17, Pescara 8 punti. Allora fermiamoci qua, linea alla regia, le interviste di Aquilani e quella dell'amico di sempre nel cuore Emiliano Bigica dentro di noi, sempre Emiliano Bigica, la seconda ostacolata da una tramontana che ha spirato e ha raffreddato tutti a Sassuolo. Ci dispiace, Caselli non aveva il para microfono del suo cellulare, dovremmo poterla sentire bene. E poi vi facciamo sentire anche il messaggino che di seguito Emiliano Bigica ci ha e mi ha inviato sul mio WhatsApp. Allora, linea che passa alla regia, le interviste del post partita. Per un risultato un po' troppo rotondo alla luce delle tante occasioni che ha creato la Fiorentina, la squadra è stata anche in partita con un uomo in meno. Sì, dai, secondo me abbiamo avuto tante occasioni clamorose, limpide, che non abbiamo sfruttato, loro l'hanno sfruttata nel primo tempo, forse l'unica vera occasione che hanno avuto nel primo tempo, sono andati in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo riprovato e abbiamo avuto altre, il colpo di Sec, la palla di Stefano, altre due occasioni molto molto importanti e non le abbiamo sfruttate. Poi questo è il calcio, poi vai sotto di un uomo, in 10, diventa più difficile, ma ancora secondo me stiamo in partita. Poi dopo un altro rigore, penso che sia il quarto addirittura di seguito che ci capita, e niente, andiamo con un'espulsione, un rigore contro, dopo diventa una montagna difficilissima da scalare. Però credo che si può fare di più, si può fare meglio, troppi errori, troppe cose che magari possono essere, devono essere migliorate, l'attenzione, cioè la concentrazione, troppi errori magari anche facili, però è normale, ci sta, questa è una squadra buona, abbiamo affrontato una squadra molto molto fisica, matura, esperta, e lo sapevamo e niente, andiamo a casa pensando già alla partita, prossima partita, come giusto che sia. La sensazione, mister, comunque è che nonostante il passivo pesante, ma sia una sconfitta diversa rispetto magari a quella con la Sampdoria o quella con la Juventus, dove la squadra difficilmente poi è entrata in partita, stavolta è un 3-0 vero brutto, ma il livello della prestazione è stato diverso. Sì, no, parliamo di oggi, ti ripeto, affrontiamo una squadra forte, quindi già è difficile, cioè non è che noi siamo una squadra di una categoria e contiamo una squadra di un'altra categoria, no, siamo più o meno tutte là, quindi partita difficile. Che stavamo facendo abbastanza bene, abbiamo avuto nella difficoltà della partita tre o quattro occasioni clamorose, ma clamorose per di clamorose, e non fai gol e dopo quando vai sotto riprovi ancora a giocare, perché comunque le occasioni di Stefano Sec sono venute sull'1-0 per loro e sei in partita, ma anche in 10, vuoi l'espulsione anche in 10, eri in partita e poi dopo ci sta che prendi 3, 4, 5 contro 3 alla fine, perché comunque poi questa è una squadra che prova comunque sia sempre a giocare, sempre a proporre anche sotto di un gol, sotto di un gol, sotto di un uomo, quello non cambia. Però ti dice anche che c'è qualcosa che deve essere migliorato se si vuole ambire a qualcosa di più. Le situazioni, un palo, una traversa, un mezzo rigore su Egaregba,
E non ci dice bene ultimamente. Sì, forse non ci dice bene anche poco, però dai, stiamo parlando comunque di un campione di primavera e non voglio pensare ad altre cose. No. Però non ci dice bene. La gara con Napoli di mercoledì quanto è importante, quantomeno per chiudere il discorso delle gare in arretrato e per vedere la classifica definita? No, no, per me è importante come la prima giornata, come l'ultima. Io sono sincero, a me poi della classifica ad oggi non mi cambia tanto, perché poi la partita che andiamo a fare la faremo se siamo primi come se siamo ultimi, quindi sotto questo aspetto non mi cambia. A fine anno è ovvio che tireremo le somme di come è andata. Grazie. Grazie a voi. Meritata, sofferta, e anche con tre lunghezze insomma che ci mancavano da un bel po', siamo arrivati sempre un po' lunghi e oggi invece siamo riusciti a ottenere una vittoria molto soddisfacente. Allora, sapevo che era una partita difficile, tutte e due le squadre venivamo dall'impegno infrasettimanale, da tante partite giocate in pochi giorni. Ho chiesto uno sforzo ai miei ragazzi di essere intensi e di non andare ai loro ritmi, perché se noi andavamo ai loro ritmi ci avrebbero fatto girare la testa. Abbiamo avuto quel coraggio e quella intensità di aggressione continua e devo dire a tratti nella gara anche di un buon palleggio che ci ha consentito di vincere la partita contro una squadra forte come la Fiorentina. È una squadra forte, è una squadra che sicuramente può puntare in alto. Però, dire che sono davvero felice e soddisfatto, perché a questa partita ci tengo sempre particolarmente. È stata una partita in cui, oltre ai marcatori Flamingo in particolare, ma anche Paz, ha messo in mostra anche giocatori come Ocelli, che ormai ne parliamo ogni partita. Anche Miranda ha fatto una grande partita, è stata proprio una prestazione collettiva ottima. Sì, anche perché per vincere 3-0 con la Fiorentina, se non fai una prestazione collettiva e di conseguenza individuale nella collettività, non riesci a vincere. E ho rivisto finalmente Paz ai suoi livelli, Ocelli diciamo che è costante, però non voglio fare dei nomi. Io ho visto una squadra che ha spinto sull'acceleratore dal primo al 95esimo. Siamo stati fortunati in qualche episodio, perché insomma la Fiorentina poteva pareggiare, e diciamo che il secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria. Cioè, ai punti meritavamo noi comunque, però la Fiorentina ha avuto delle situazioni e poi la partita è fatta di episodi e a questo giro è andata bene a noi. Lo diceva lei, mister, non potrà mai essere per lei una partita come tutte le altre, quelle con la Fiorentina? No, non può essere una partita per me normale. E sarei ipocrita se dicessi questo. E ci tenevo particolarmente e i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo. Emiliano, che campionato è? La Roma è veramente una spanna sopra tutti. Allora, è un campionato molto equilibrato rispetto agli altri anni. La Roma è l'unica squadra che mi ha dato una sensazione di forza, perché è solida, perché ha qualità, perché c'ha corsa e perché gestiscono bene i momenti della gara, cioè sono abbastanza adulti nella gestione della partita, quindi mi ha dato una sensazione di squadra forte. E gli altri, bisogna avere quella continuità, quella regolarità di risultati che ti possano portare davvero a pensare a qualcosa di importante. Non posso non chiedere al primo allenatore di Dusan Vlahovic che partita sarà per Dusan mercoledì quando tornerà a Firenze per la prima volta da avversario. E che idea si è fatto in generale di quello che è successo a gennaio? Ma guarda, sarà una partita calda, e è successo a gennaio. A gennaio, Andre, la Fiorentina ha fatto un bel colpo, perché parliamoci chiaramente, se fossimo andati a giugno penso che i soldi che ha preso, che poi non so quali realmente siano, non li avrebbe presi. È un ragazzo che ha dato tutto per quella maglia, perché lo conosco troppo bene, lo sappiamo, e poi il percorso della carriera ti porta a fare delle scelte a volte che sono inevitabili. Troverà un ambiente bello caldo e penso che lui, nonostante abbia le spalle larghe, però sicuramente
penso che un pochino almeno all'inizio accuserà il colpo. Emiliano, guardami negli occhi, saresti andato alla Juve te? Non girare la testa. No, io alla Juve. Ma la Juve quando? Da giocatore? Sì. No, perché io devo andare già da altre parti, ma ho scelto la Fiorentina perché la Fiorentina è stata la squadra che mi ha dimostrato la voglia davvero di portarmi a Firenze prima della fine del campionato. Quindi i tempi però sono cambiati. I tempi prima realmente, vedi Battistuta, penso che alla Juve ci sarebbe potuto andare, non ci è andato, ha fatto quella scelta lì, ma ce ne sono altri. I tempi sono cambiati adesso, insomma, i ragazzi crescono in modo diverso, non c'è quella, nel senso, non c'è quell'attaccamento alla maglia che c'era prima, o comunque le acerrime rivalità sane non si comprendono ora, ormai comandano troppo i procuratori, e quindi quello è il problema, secondo me, del nostro calcio. Prima per andare via era dura andare via, cioè anche per la società ti blindava ti legava a sé, ma non era facile andare via. Senti Emiliano, quanto ti mancano i numeri di Stefano Ballerini? Grande Stefano. Ma ricordo la prima volta a Scandicci, era freddissimo, era la partita, sì, con l'Ascoli del torneo di Viareggio, sì, un freddo cane, e lui che mi partì con i numeri, e io dissi no, la prima partita a San Donato, che giocavamo contro la squadra greca, che io lo guardavo, io non l'avevo mai incontrato, io lo guardavo e lui mi faceva tutti i numeri, bellissimo. E lì è nato un amore. E lì è nato un amore verso una persona che ha una passione incredibile e che dava sempre risalto molto alla squadra Primavera, insieme a Marco Mordini, insieme ad Andrea, insieme a voi tutti, e quindi ci faceva sentire, insomma, importanti. Grazie. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Allora, Stefano, ciao, sì, ho visto tutti, Andrea, Paolo, sì, ho visti tutti. Grazie sempre per i saluti. Un abbraccio forte a te, buon lavoro a te. Sempre a disposizione. Ciao. Allora, post primavera, la nostra nuova rubrica che ha qualche settimana di vita, di Paolo Caselli, giovani pianticelli viola in giro a crescere. Salernitana Bologna 1-1, Ranieri prende 6. Cosenza Alessandria 2-1, Giuseppe Caso 6,5, Cerofolini non è entrato. Vicenza Pordenone 1-0, non entra Dallemura nella fila del Pordenone. Renate Alecco 2-3, non entra Lacti. Fidelis Andria Taranto 3-0, Chiorra 5,5. Ferrapi Salò Trento 1-0, Simonti non è entrato. Carrarese batte Gubbio 1-0, Ghidotti 6, Spalluto 6, Propatria Legnago 1-1, Nicolò Pierozzi prende 6. Pistoiese Molese, la Pistoiese piano piano risale, in casa è diventato un rullo. Pistoiese Molese 3-0, blinda la porta Seculin 6,5. Teramo Grosseto 2-1, Siniega 5,5, Guidi 6,5, nonostante il nostro mister del cuore sia stato espulso, ma vince e si guadagna la sufficienza, 6,5. Obbia Montevarchi 0-0, Duzzu vale 6. Poi arrivava il risultato dell'Under 17 che andava a pareggiare a Vinovo sul campo della Juventus, finiva 1-1 con la Fiorentina messa in campo da mister Gallop con Martinelli tra i pali, Sichi rilevato da Penchini, Pitti rilevato da Gudelvicius, Baroncelli l'autore del gol, Comuzzo, Fragnelli per l'assalto entrava Presta, Palamara rilevato da Spaggiari, Arder sostituito da Vitolo, Mendozza, Jevoli, Dama rilevato da Sadotti, in panca Turini, il secondo portiere Picchianti agli ordini di Galloppa, arbitro Massari di Torino. I gol: Juve in vantaggio al sesto con un gol di Anghele. La Fiorentina giocava una signore partita, attaccava tutto spiano. Nella ripresa arrivava il pari meritato di Baroncelli, minuto 78, che vale l'1-1 battendo Vitarcic. Tabellino dell'Under 17, Spezia Bologna 0-0, Juventus Fiorentino 1-1,
Pisa-Genoa 1-1, Cremonese batte Sampdoria 2-1, Empoli-Sassuolo 2-1, Alessandria-Torino 3-1, ha riposato il Parma. Genoa 38, Sampdoria 34, comanda la Genova del calcio giovanile. Juventus 32, Fiorentina 32, Bologna 31, Cremonese 28 punti, Empoli 27, Torino 18, Alessandria 17, Sassuolo 16, Parma 13, Pisa 6. Poi di lunedì in posticipo, grandissimo successo della Fiorentina Under 18 di mister Papalato, che non era scontato, sale a Milano e batte l'Inter a casa sua per 2-0, con la Fiorentina messa in campo con Bertini tra i pali, Macchi rilevato da Messini, Prati, Azzeni, Biagetti, Cellai, Farneti sostituito da Marcucci, salta la macchia Sene, Falconi rilevato da Çaramanoğlu, Bigozzi in panca, Tognetti, Fiaschi, Marcosiani, giovane Chiesa, Ungheria, Denes agli ordini di Papalato. Minuto di battuta, me lo concedete? Sapete da dove è arrivato l'arbitro di questa partita a Milano? L'hanno fatto arrivare in volo aereo, con ovvio rimborso spese, ingigantito, Nucche di Caltanissetta, ma uno più vicino no, voglio dire, incredibile, a Torino per l'Under 17, arbitro di Torino, Under 18, Inter Fiorentina a Milano, Sesto San Giovanni, presumo, lo fanno venire da Caltanissetta. Non ho parole. Se poi la FIGC se la passa male dovendo erogare dei rimborsi spese e pagare i biglietti aerei, non sono fatti miei. I gol viola di Farneti alla mezz'ora del primo tempo, dopo pressing dell'Inter, la Fiorentina ci ha provato, arrivava il gol, sblocca gara di Farneti, 1-0 all'intervallo, rientravamo dentro e dopo 180 secondi, anzi no, 300 secondi, la matematica non è mai un'opinione, raddoppio di Macchi, cognome importante, gol al 50esimo del 2-0, l'Inter preme a Remba, ma noi teniamo benissimo e portiamo a casa i tre punti che valgono 32 in classifica e relativo quarto posto, con nell'Under 18 questi risultati dell'infrasettimanale: Ascoli Empoli 0-0, Bologna Roma 1-2, Lazio Spal 2-1, Parma Milan 1-1, Sassuolo Torino 2-3, Verona di lunedì, Verona-Atalanta 1-1, Inter-Fiorentina come detto 0-2, Sampdoria-Genoa nel derby genovese 1-1, la classifica comanda la Roma 41, Roma autrice di una stagione davvero da incorniciare, il dominio nella primavera, la prima in classifica nell'Under 18, Roma 41, Spal 39, la rivelazione. Genoa 33, Fiorentina 32 che battendo l'Inter la aggancia a quota 32, Parma 31, Torino 31, Bologna 25, Milan 23, Verona 23, Atalanta 23, un trenino di tre squadre a 23 punti, 21 per il Sassuolo, 19 l'Empoli, 15 la Sampdoria, chiude l'Ascoli a 7 punti. Andiamo a vedere anche quello che è successo nel campionato dei più giovani, dove l'Under 15 e l'Under 16 che giocano insieme riposano. È in programma la doppia amichevole a Coverciano, Italia-Spagna, con 5 ragazzini viola convocati. Il campionato riprenderanno il prossimo weekend targato 6 marzo. Under 14 2008, girone A, Fiorentina batte Pontedera 5-2, Montevarchi Olbia 3-2, Carrarese-Pisa 0-4, Fiorentina in testa, punti 27, Pisa 22, Città di Pontedera 17, Grosseto 13, Olbia 12, Carrarese 11, Aquila Montevarchi 4. Se, ripeto un'altra volta, i genitori che vanno a vedere quella partita ci mandassero su regia chiocciola telefirenzeviolasupersport.com le fotografie, sicuramente potremo pubblicarvele con
L'Under 14 2008, il girone B, turno di riposo, si riprende il 6 marzo. Con questa classifica qui comanda l'Empoli, punti 27, Fiorentina 20, Pontedera 15, Lucchese 6, Montevarchi 5, Pistoiese 4. Andiamo agli Under 13 2009, girone A. Il contapalline, il pallottoliere a Pisa, Fiorentina batte Pisa 7-1, Lucchese Pontedera 5-0, Empoli Pistoiese 3-2, Montevarchi Carrarese 2-3. Fiorentina in testa, punti 39, notazione 102 fatti, solamente 8 subiti. L'Empoli, che ha 31 punti, ne realizza 45, meno della metà, ne prende il triplo 24. Pontedera 28, Carrarese 21, Pisa 15, Pistoiese 13, Lucchese 5, Aquila Montevarchi 1. Il Under 13 2009, girone B, qui purtroppo il derby extrametropolitano. Fiorentina-Empoli, lo vince l'Empoli 4-2, Grosseto-Lucchese 2-2, Pontedera-Pisa 0-0, Empoli 29, fatti 90, subiti 14. Pisa 22, fatti 41, subiti 20. Fiorentina terza 18, con una gara da recuperare, quella con il Grosseto, 44 fatti, 19 subiti. Montevarchi 14, Pontedera 11, Grosseto Lucchese 7 punti. Questo è il nostro riassunto di tutto il weekend delle giovanili viola di ACF Fiorentina, che ringrazio. Io mi fermo qui, ma dopo qualche secondo un promo, rimanete con noi, perché lo sapete, post produzione al di fuori del nostro YouTube, causa problemi di diritti televisivi ACF Fiorentina / Sport Italia, la sintesi di Sassuolo Fiorentina 3-0, e ci risentiamo la settimana prossima, sempre di martedì, sempre alle ore 20, ormai orario canonico. Nei 3 anni precedenti lo facevamo alle 6, quest'anno abbiamo deciso di farlo alle 20 per dare modo a voi tutti di tornare a casa, spaparanzarvi su divani o poltrone comoda. Click 1, 9, 6, ore 20. Giovani, pianticelle, viola crescono, è l'unico format italiano su qualsiasi canale sportivo che segue per intero tutti i weekend di una squadra professionistica, nella qual caso la Fiorentina. Per cui noi ormai siamo affezionati, è un appuntamento che non manca mai nei nostri 4 anni di programmazione. Io seguo, come diceva Bigica, il settore Fiorentina da 35, forse di più, anni. Il 19 parte il torneo di Viareggio, saremo ovviamente anche a Viareggio, seguiremo la nuova edizione, piano piano che ci avviciniamo vi ricorderemo i dati salienti di tutte le edizioni, delle 71 edizioni precedenti, questa sarà la numero 72, personalmente il 35esimo torneo di Viareggio che vedrò con i miei occhi. Per cui aspetto alla grande questo torneo, è mancato negli ultimi 2 anni, 2 volte presentato, 2 volte annullato, questa volta forse ci siamo. Da Stefano Ballerina a voi tutti vado la più cordiale buona serata, grazie a Matteo, l'appuntamento è a martedì prossimo, un abbraccio, viva il settore giovanile di ACF Fiorentina, viva il calcio, linea allo studio.